Le carte da parati hanno avuto una storia lunga e complicata. Negli anni 60 e 70 erano molto diffuse. Negli anni 60 addirittura erano dei veri e propri tessuti con cui venivano rivestite delle intere stanze. Negli anni 70 abbiamo avuto le geometrie, gli arancioni, i marroni per intenderci, e negli anni 80 abbiamo visto apparire l'arlac, che era una tappezzeria che dava l'effetto del laccato. Negli anni 90 spariscono perché subentra questo stucco veneziano, questo spatolato che la fa da padrona per lungo tempo. Poi arriviamo nei fine anni 2010, dove ricompaiono prepotentemente le carte da parati con soggetti di vario tipo. Qui abbiamo tanti esempi, abbiamo addirittura una carta da parati di un famoso artista, piuttosto che carte da parati molto colorate o floreali. Addirittura possiamo, grazie alla tecnologia, fare delle stampe con delle nostre fotografie. Dove usarle? Io le uso con grande piacere un po' dappertutto. Nelle camere da letto, per esempio, può essere usata una bella carta da parati, magari rigata come questa o come questa, oppure in salotto, addirittura in bagno, perché oggi le carte da parati vengono trattate con delle vernici particolari per cui si possono usare addirittura in bagno. Come usarle? Tendenzialmente si evita di coprire tutte le pareti di una stanza, almeno che non abbiate ereditato un cottage nella campagna inglese. Si possono fare dei bellissimi abbinamenti cromatici, per esempio con una tappezzeria di questo tipo possiamo stare o su un colore crema molto semplice, molto naturale, molto elegante, oppure possiamo usare con un bellissimo colore acquamarina. Cosa va di gran moda oggi? Sicuramente sono tornati di moda gli optical degli anni 70. E poi fate lavorare la vostra fantasia, scegliete nelle mille possibilità che avete. Il paese dei balocchi.